Benvenuti su Radio Web Cure Primarie, un appuntamento della Scuola Veneta di Medicina Generale. Le prospettive angolari, ovvero il contributo multidisciplinare su temi specifici che nascono dalle cure primarie per le cure primarie. Buonasera a tutti. Questa sera terminiamo la parte urologica, diciamo, di questa miniserie di due prospettive angolari, di cui la prima dedicata all'elitiasi urinaria e la seconda molto intrigante come titolo, che è Kappa prostata, tigre o gattino. Ne parleremo col professor Fabrizio Del Moro, che è direttore della clinica urologica dell'azienda ospedaliera di Padova, che ringraziamo per partecipare a questa puntata di Radio Cure Primarie. E ne parleremo anche col professor Alessandro Antonelli, che è direttore della clinica urologica dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che ringraziamo di aver partecipato a questo incontro e che già conoscete perché è stato presente nella prospettiva angolare dell'elitiasi urinaria. Parleremo di un caso clinico che ci aiuterà un po' a dipanare questo dubbio se il K della prostata in certi casi sia tigre o sia gattino, se sia necessario fare qualcosa di aggressivo o meno e come capire cosa bisogna fare. Quindi la prima domanda che rivolgiamo al professor Antonelli. Sappiamo che parleremo di un tumore della prostata, sappiamo anche quanto le decisioni terapeutiche dipendono da un giudizio accurato sulla condizione di salute generale del paziente. Quindi come le definisce l'urologo e quale giudizio possiamo dare in questo paziente specifico? Ma allora, buonasera a tutti, buonasera Massimo. Se sei d'accordo, partirei proprio esemplificando circa la domanda che ci poni, perché giustamente, come anticipavi, noi dobbiamo giudicare sull'entità della malattia tumorale di questi pazienti, ma dobbiamo prima di tutto giudicare il paziente, perché esiste una strettissima correlazione tra quanto riguarda appunto la malattia e quanto riguardi viceversa il paziente per poter prendere la giusta decisione. Per cui io ne parlerei, se sei d'accordo, proprio partendo da un caso clinico, e quindi permettimi di presentarlo rapidamente. Non so se vedete le mie no, ancora questa no. Presentazione non ancora, adesso forse sì. Ce l'avete? Vedete? Sì. Ok, perfetto. Allora, questo è un paziente, direi il caso è un caso reale, lo anticipo, per cui è un resoconto fedele di quanto avvenuto. È un paziente di un'età tipica, 67 anni, con delle condizioni generali che anche qui non sono di certo rare, ma che è importante che analizziamo appunto nello specifico, perché fanno parte delle cose a cui dobbiamo porre attenzione. Innanzitutto l'aspetto costituzionale: questo è un paziente di 120 kg, con un'altezza non trascurabile, ma con un body mass index, vedete, indicativo di un'obesità patologica. Questo paziente ha un carico di comorbidità importanti, è un iperteso, diabetico, sindrome della apnea notturna, ha avuto un problema endocrinologico che aveva richiesto appunto anche un intervento di tipo chirurgico, e ha un riscontro, diciamo, pancreatico in sorveglianza. La terapia farmacologica è abbastanza, tutto sommato, contenuta, e è un paziente che in termini di anamnesi familiare e anamnesi urologica non presenta elementi significativi, con un quadro menzionale tutto sommato agevole. Interviene qui nel giudizio sulla severità dei suoi sintomi menzionali un primo score, questo IPSS, che è l'International Prostate Score Symptom, che ha un numero 8, che vuol dire un'entità della sua sintomatologia menzionale molto modesta. Ha degli aspetti, diciamo, andrologici e relativi alla sua salute sessuale in linea probabilmente con parte dei signori della sua età, ma con delle caratteristiche abbastanza indicative di una condizione appunto di attività sessuale non proprio brillante. Ecco, questo è un quadro, diciamo,
che non possiamo definire comune, ecco, per il paziente con un tumore della prostata, ma per nulla eccezionale. Quindi il paziente che, trovandosi in una fascia anagrafica che appunto si colloca tra la sesta e la settima decade, ha un carico di comorbidità importanti. Sappiamo che in questo paziente troveremo un tumore alla prostata. Rispondo alla tua domanda: come giudichiamo il suo stato di salute e come giudichiamo soprattutto come inquadriamo, ecco, la sua condizione di salute in rapporto alla diagnosi del tumore della prostata. Ma ci sono diverse modalità, ci sono vari ulteriori score per individuare appunto le condizioni di salute generale del paziente e anche in particolare la sua aspettativa di vita. Devo dirti che in buona misura il giudizio che l'urologo dà è un giudizio spesso molto diretto e acquisito con il colloquio con il paziente, vedendolo di persona, visitandolo e ricavando dall'interazione diretta col paziente le sue precise condizioni, che in parte poi risentono anche di quelle che sono le sue aspettative circa la sua prospettiva di vita. Un altro elemento importante per noi è poi il giudizio con l'anestesista. Quindi in generale non facciamo ricorso, probabilmente, se non in casi particolari, a giudizi specialistici di altre figure, come potrebbe essere un geriatra o un internista. Facciamo poco uso di score che misurino appunto, o di nomogrammi che misurino in maniera matematica l'aspettativa di vita, che è sempre un giudizio severo che il paziente magari non gradisce proprio sentirsi esprimere in modo così preciso. Facciamo molto fede alla nostra esperienza e al colloquio diretto con il paziente. Massimo, mi senti ancora? Sì. Perfetto. Per andare oltre, questo paziente poi è un paziente che anni fa aveva intrapreso quello che chiamiamo uno screening opportunistico, quindi ha sempre avuto un dosaggio del PSA che è stato consigliato giustamente dal suo medico di medicina generale, e questo valore si attestava in modo abbastanza costante intorno a un 2-3, che possiamo considerare in rapporto all'età, ma soprattutto che possiamo considerare, vista la sua costanza nei controlli durante gli anni, un valore tutto sommato abbastanza normale. Tuttavia a un certo punto inizia a crescere, come spesso vediamo, quindi viene visitato, ha una prostata tutto sommato di medio volume, questi 40 grammi indicano un medio volume, e senza alterazioni particolari. È un paziente che a questo punto, siamo nel 2013, arriva alla biopsia prostatica. È una biopsia che, come sentiremo dopo, anche da quanto dirà il professor Dal Moro, forse vediamo un po' di meno oggi, ma che allora si consisteva nell'esecuzione di quello che si chiama il mappaggio della prostata, per cui in assenza di una regione prostatica di sospetto specifica, a fronte di un aumento dell'esame del PSA, facevamo quello che era un campionamento bioptico della prostata con questi 12 prelievi senza che si siano riscontrate alterazioni nel tessuto prostatico. Hai parlato di screening opportunistico, mi pare, nella slide precedente. Cosa si intende di preciso con screening opportunistico? Nel senso che serve, è necessario farlo, alcuni sì, alcuni no? Ci sono evidenze quindi che supportano questo screening opportunistico o che lo sconsigliano? Sostanzialmente, allora, come si inizia, come si svolge? È un grosso tema questo. Sappiamo tutti che per screening opportunistico intendiamo dire che è uno screening di popolazione non sostenuto da un'efficacia sufficiente per poterlo proporre appunto in maniera sistematica e soprattutto con il supporto delle risorse, diciamo così, pubbliche su larga scala. Per cui, diversamente da mammella, cervice e colon, non c'è uno screening di popolazione del tumore della prostata, però c'è questo screening opportunistico, perché di fatto è entrato nell'uso comune che l'impiego del PSA possa aiutare nella diagnosi precoce del tumore della prostata. La domanda è pertinente perché a fronte di questa considerazione così solida, dove lo screening opportunistico lo fanno tutti, in realtà negli ultimi anni abbiamo visto una grossa
differenza nella percezione circa l'utilità di questo strumento. E deriva, diciamo, questa constatazione deriva dal fatto che si è acquisito nel corso degli anni, consideriamo che l'avvento del PSA arriva intorno alla metà degli anni 80, quindi a partire dai primi anni 2000 si è considerato come l'applicazione su larga scala dello screening opportunistico del tumore della prostata e l'applicazione dei trattamenti radicali alla diagnosi avesse comportato un tasso di overtreatment importante, tanto che l'effetto, diciamo, l'efficacia dei trattamenti radicali intesi complessivamente sui tumori della prostata è stata messa in discussione al punto che si è considerato, e questo è derivato da un messaggio molto forte dalla Task Force americana per la medicina preventiva, si è considerato come il dosaggio del PSA nei pazienti asintomatici fosse sconsigliabile perché poteva portare delle diagnosi, tra virgolette, inutili. Ecco, a seguito di questa indicazione che risale, se non ricordo male, 2013-2014, abbiamo avuto una riduzione significativa delle diagnosi precoci di tumore della prostata e viceversa un incremento delle diagnosi più tardive, tanto che brevemente questa considerazione è stata appunto ritirata e ridimensionata dicendo che i pazienti a rischio per tumore della prostata forse era meglio che lo screening opportunistico lo facessero. Chi sono? Sono i pazienti over 50, quindi grosso modo tutti i pazienti a cui i nostri medici in medicina generale hanno sempre consigliato il dosaggio del PSA. Sono i pazienti che hanno una familiarità per tumore della prostata, sono i pazienti afroamericani e sono i pazienti che hanno corredo genetico che li esponga appunto a neoplasie prostatiche. Non sono tanti questi, però sono pazienti di quelle famiglie in cui si ritrovano mutazioni nel gene BRCA1 o 2. È utile o non è utile? Ci sono due grandi studi randomizzati che danno risultati completamente diversi. Sicuramente, se alla diagnosi non corrisponde direttamente il trattamento, quindi se abbassiamo l'overtreatment, sicuramente il rischio dell'overdiagnosis è un rischio molto contenuto, è molto maggiore il rischio di non far diagnosi e come purtroppo oggi si vede un po' più che pochi anni fa, è molto maggiore il rischio di avere delle diagnosi tardive. Ecco, qui c'è un altro aspetto importante della storia che abbiamo visto, che questo paziente ha fatto una biopsia della prostata senza una risonanza magnetica preliminare. Ecco, vedremo più avanti come questo percorso, l'impiego della risonanza magnetica, viceversa, oggi è molto più diffuso e ha cambiato il percorso che porta alla biopsia della prostata, tanto che c'è una raccomandazione forte oggi. Oggi si intende proprio nel 2021, a fare prima della biopsia della prostata una risonanza magnetica. Questo paziente, dicevamo, ha fatto la biopsia senza risonanza magnetica, l'esito è stato negativo, ha continuato a seguire l'evoluzione del suo PSA che piano piano, a dire la verità, è cresciuto ulteriormente, con un rapporto tra PSA libero e PSA totale tutto sommato non preoccupante, e a questo punto ha fatto un'ulteriore biopsia della prostata. Ancora senza risonanza magnetica, con un esito ancora una volta negativo. Ricordo che a maggior ragione, se la biopsia della prostata deve essere ripetuta perché il sospetto di un tumore della prostata persiste, a maggior ragione la risonanza magnetica dovrebbe essere fatta prima della biopsia. In questo caso non era stata fatta. Parliamo di un caso recente, ma non contemporaneo, e vedete come certi comportamenti sono cambiati nel giro di pochi anni. A questo punto il PSA viene monitorato e inizia a crescere in maniera molto importante, raggiunge addirittura il valore di 24 con la prostata che dalla visita rimane sempre sostanzialmente normale. Si fa a questo punto la risonanza magnetica della prostata è sostanzialmente normale. Bene, hai parlato di biopsia prostatica, mi rivolgo al dottor Dalmor. Quindi è una procedura, direi, quotidiana nei reparti di urologia o no? Com'è che la svolgete? Quali esami sono necessari per preparare la biopsia della prostata? Questo è molto importante anche perché
la medicina di famiglia, quando si approccia a questa tipologia di problema, deve riuscire a capire fino a che punto saremo aggressivi prima, durante e dopo. E quindi quali complicazioni possiamo anche avere da una biopsia prostatica? E sulla risonanza magari qualche chiarezza se va fatta prima o dopo della biopsia o al post biopsia, se sia attuabile o meno. Ma anzitutto il discorso della biopsia prostatica ci impone di dire che è sempre necessario avere una conferma istologica della presenza di una neoplasia prima di trattare il paziente. Per cui anche in caso di un PSA molto elevato, questo non è assolutamente indicativo del fatto che vi sia una neoplasia. Sappiamo che il PSA può essere aumentato per altri motivi, dall'infiammazione all'ingrossamento della prostata. Per cui di fatto è sempre necessario avere una conferma. Una volta si faceva, quando ricordo da studente avevo iniziato a frequentare reparto di urologia, c'era questa strana procedura che era di fatto la citologia, che era digito guidata, per cui ci vestivamo con questo anellino che veniva infilato nell'indice e facevamo scorrere un ago all'interno che arrivava alla prostata, che noi sentivamo per via transrettale, lo inserivamo alla cieca ovviamente all'interno e lì un nostro collaboratore non faceva altro che aspirare del tessuto che poi veniva spruzzato su un vetrino nella speranza di trovare qualcosa. Bene, si è superato sicuramente quello. Perché? Perché vi sono alcuni parametri importanti nella biopsia che la citologia non dà, perché è importante valutare in realtà non solo la presenza o meno di una neoplasia, ma il suo grado di aggressività. Esiste in particolare una scala, che è quella che viene data dal Gleason, che in realtà ci dice la scala di grigi di questa neoplasia, e va da forme che vengono etichettate come Gleason 6, sino a forme che vengono etichettate con il valore massimo 10, quindi più aggressive. Per fare questo è necessaria però una valutazione di tutto il tessuto, ecco perché è importante avere un frustolo, quindi una biopsia. La biopsia inizialmente, per motivi anche di praticità, era una biopsia che veniva eseguita sotto controllo ecografico, transrettale, perché la prostata poggia direttamente sulla sonda, e questo ci permetteva di vedere la ghiandola e di sapere dove andare a puntare. Si entrava con l'ago attraverso il retto, quindi attraverso la parete rettale. Ora, proprio dalle ultime linee guida è emerso come in realtà sia preferibile un approccio diverso, che è un approccio in cui l'ago non passa attraverso il retto, ma previa una piccola anestesia locale, passa al di sotto del testicolo, quindi nel perineo, e arriva direttamente dentro. La differenza che cos'è? Sta nel fatto che di fatto si riduce a evitare, cioè a ridurre di molto o proprio si riesce a evitare il rischio di avere delle infezioni, che ovviamente sono invece molto più probabili quando l'ago passa attraverso il retto. Proprio per questo è stata avviata tutta una dei protocolli che prevedono, per esempio, nei casi in cui il centro esegua delle biopsie transrettali, di fare di preparare, se vogliamo, la mucosa del retto con sostanzialmente delle pomate, dei lavaggi con del betadine. Addirittura viene proposto di fare un tampone alla ricerca dei batteri in modo da poter identificare quali sono gli antibiotici da dare in profilassi per prevenire. In realtà si è capito che la via dell'approccio transperineale, che è quella che nello schemino prima si vedeva, è molto più sicura. Io quando racconto agli studenti il motivo e la logica, vi dico: ma pensate un po', se Guglielmo Tell ha pensato di colpire la freccia sulla testa di suo figlio andando dritto e non passando da sotto, un motivo in realtà ci sarà. Ma alla fine, al di là della battuta, sono motivi soprattutto legati al rischio infettivo. Ovviamente l'ecografia non ci dice niente riguardo alle aree dove pungere, perché la neoplasia può di fatto assumere qualsiasi immagine, quindi una ecogenicità che è assolutamente non distinguibile dal resto o fallace. Allora la risonanza è l'esame che di sicuro ci aiuta di più, anche se non è l'esame perfetto. La risonanza è una risonanza cosiddetta multiparametrica, perché si analizzano vari parametri e poi mettendo assieme le diverse scansioni che vengono fatte usando dei parametri diversi dalla diffusione, in modo da vedere insomma come i tessuti rispondono, si riesce a capire. Ma ancora in questo caso la risposta non è mai una risposta assoluta, per cui viene data anche lì una scala, cioè un indice, questo si chiama indice di Pirates, in cui viene dato un punteggio.
che ci dice se le lesioni sono assolutamente innocue, che sono quelle soprattutto tra chi viene, a cui viene assegnato un punteggio di 1 o 2, se sono sicuramente cioè molto sospette, come le lesioni tipo 4, se sono molto sospetti e molto grandi, le sono le lesioni 5, ma poi sfortunatamente la maggior parte delle lesioni, come sempre succede in qualsiasi buona gaussiana, sono di tipo 3, cioè quelle in cui ma forse. E la risposta sul ma forse ci crea molti, molti problemi. Purtuttavia, questo esame, che come diceva Alessandro, ci dà delle informazioni, anche se non delle certezze, è un esame che adesso è consigliato fare prima anche della prima biopsia. Perché? Perché può aiutarci a puntare le lesioni che sono sospette. Ma questo vuol dire che se vediamo una lesione sospetta, la biopsia deve essere limitata solo a quella? No, infatti è importante informare il paziente che verrà comunque eseguita una biopsia anche del resto della ghiandola apparentemente non sospetta. Perché? Perché si è visto che anche dove la risonanza non vede delle aree molto francamente patologiche o anche solo sospette, anche lì ci può essere la neoplasia. E nella decisione o nella discussione di fatto di decidere cosa fare, qual è il tipo di atteggiamento per capire se questa neoplasia è realmente una tigre o un gattino, sono importanti tutte queste informazioni, compreso il numero dei prelievi positivi, la distribuzione e quelle caratteristiche sulla malignità di cui dicevamo. Ecco, questo è un po' il... Un ultimo accenno al volo, solo per dire che la biopsia è una procedura che viene fatta ambulatorialmente, è una procedura in anestesia locale relativamente semplice, però è una procedura che può avere delle complicanze. Ricordiamo che una delle complicanze storiche che c'è stato nel nostro istituto delle prime biopsie è stato un trauma cranico, perché il paziente è alzato, si di colpo così, ha perso un attimo l'equilibrio, è caduto e ha sbattuto violentemente la testa. Al di là della battuta ci possono essere ovviamente i sanguinamenti dal retto, sanguinamenti dall'uretra, e poi vi può essere la famigerata emospermia, che è la presenza di sangue nel liquido seminale, che per le caratteristiche delle vescicole seminali, che sono dei sacchettini chiusi, può persistere anche più a lungo, e sovente è il disturbo che molti dei pazienti continuano a riferire con molta preoccupazione, anche a distanza dell'esame, dopo aver fatto questo intervento. Ma che è quasi costante, no Fabrizio? Tutti ce l'hanno. Però ancora una volta è importante dirlo prima ai pazienti, solo per togliere molta angoscia, ma anche perché secondo me parlare delle possibili complicanze dei pazienti è una cosa dimostrata, ci dà l'idea al paziente che in questo momento il medico è sincero, cioè gli parla di tutto, non vuole nascondergli niente, quindi gli fa approcciare in una maniera molto più schietta, ma realistica, il percorso che dovrà iniziare. Quindi sempre dire tutto al paziente, questo non so se concordi anche tu Alessandro, cioè essere chiari senza mai avere né toni trionfalistici, va bene, né visioni drammatiche, perché insomma... Ma devo dire che nel complesso la biopsia della prostata è un esame quotidiano, banale, poco emozionante per chi lo fa probabilmente, ma che risente tantissimo dell'operatore, nel senso che quello che penso anche tu abbia riscontrato è che da dati questi proprio scientifici, io è una cosa che feci alcuni anni fa ancora a Brescia, con un operatore esperto il discomfort della biopsia dipende quasi esclusivamente dalla sonda endorettale, quindi di fatto la procedura di prelievo non rappresenta un elemento che comporti al paziente né dolore né fastidi particolari, parlo biopsia transperineale. Però è vero che se c'è un operatore magari un po' meno esperto o un paziente particolarmente sensibile, può diventare un'esperienza del tutto negativa, per cui il ripetersi, il caso che stiamo facendo vedere adesso, ha dovuto fare 3 biopsie nel giro di pochi anni, è chiaro che le ha accettate perché evidentemente non le ha vissute in maniera troppo negativa, però ci sono pazienti che non hanno una buona tolleranza alla biopsia, per cui per questo, come dicevi tu, è importante informarli prima, anche perché poi è come andare dal dentista, quando inizia a tirarti dal dente non è che puoi dire basta, per cui spesso la biopsia quando inizia, se inizia male, diventa veramente una mezza tortura, e quindi è importantissimo inquadrare bene il paziente. Però nel complesso
è effettivamente una procedura che si supera senza alcun tipo di problema. Avere la risonanza magnetica per noi è un ottimo elemento per farla meglio e in alcuni casi per non farla proprio. Ma volevo proporti a questo punto l'esito di questo caso, che finalmente è la terza biopsia, non so se vedete queste slide. No, non ancora. Così le vedete? Non ancora, ok. Eccola. Ok. Sì. Allora, la terza biopsia, 24 di PSA, risonanza magnetica negativa, riscontro rettale negativo, due biopsie negative. Questo uomo di 130 kg con problemi respiratori, con quindi 67 anni, con tutte insomma le condizioni che abbiamo descritto, raggiunge una diagnosi finalmente, che è quello di un adenocarcinoma della prostata, ISUP 1 piuttosto che Glino Score 3+3, è la stessa cosa, presente in 1 su 14 dei frustoli prelevati, in sede periapicale sinistra, e per il 20%, questo frustolo è coinvolto al 20% della sua estensione lineare. Quindi finalmente abbiamo la diagnosi e qui iniziano i problemi probabilmente. Ma appunto, allora io il dubbio è, ma a questo punto che tumore è questo? È una tigre o un gattino? Da cos'è che si capisce? Chiediamo a Fabrizio, che mi pare più esperto anche di veterinaria. È una tigre o un gattino? Allora dico questa cosa, io invito tutti quanti a guardare questa meravigliosa serie su Netflix che si chiama il metodo Kominsky, e che vede Michael Douglas, ma di recente, alle prese con tutta una serie di problemi di prostata. Tanto che questo lo porta dall'urologo, che è interpretato da Danny DeVito. Vi raccomando, io lo faccio sempre vedere a lezione, perché la spiegazione che dà Danny DeVito di questo è fantastica. Cioè gli dice, dobbiamo fare il PSA e poi in caso una biopsia. Allora Michael Douglas dice, madonna, ma cosa verrà fuori? Potrebbe venire fuori anche un tumore. Ma allora sono morto? No, dipende. Dipende se è una lumaca, una tartaruga o una lepre. Anche questo guarda e dice, ma che cosa intende? No, lumaca vuol dire si muove piano, va poco avanti, non c'è nessun problema. Tartaruga, insomma, sì, un po' più veloce, per cui bisogna tenerla sott'occhio. E poi, se è lepre, allora Michael Douglas dice, ma me lo dice perché c'ha le orecchie e la faccia così simpatica, così. Allora Danny DeVito lo guarda e fa, non credo proprio. E lì quindi, sì, questo fa capire in una maniera, credo, fantastica, che in realtà ci si possa essere di fronte a una situazione che è molto, molto diversa. Allora, dicevamo dei parametri di prima, quindi dal Gleason, dalle caratteristiche, anche dal PSA, possiamo in realtà capire, cioè cercare di intuire quale può essere il comportamento. Allora, una malattia che ha queste caratteristiche non è una malattia considerata una lumaca. Perché? Perché sostanzialmente è il PSA che ci dice che, essendo molto alto, ricordiamo che il valore massimo è un 4, in questo caso è un valore sopra i 20, per cui questo la fa spostare di sicuro da verso una classe di rischio, diciamo, che è più elevata. Pur tuttavia abbiamo l'evidenza di una malattia che è piccola, perché di tutti i prelievi abbiamo una quantità di tessuto che è positivo, che è molto limitata, è facile e intuibile sicuramente se su 24 prelievi ne ho 20 di positivi, allora avrò una malattia che è molto estesa. Perché? Perché si segue uno schema di fare le biopsie, non è che vengono fatte tutte nello stesso punto. Se poi le caratteristiche istologiche di cui parlavamo prima sono quelle di una forma che ha un'aggressività limitata, allora diciamo che siamo in un quadro che è quello di una malattia apparentemente localizzata, anche se con un rischio che è un rischio alto proprio per questi parametri. Allora, in questo caso si pone il grosso problema di decidere che cosa fare. Perché? Perché come sempre accade in ogni gaussiana, e alla fine non so se hai anche tu l'impressione, Alessandro, ma ci muoviamo sempre nella parte centrale della gaussiana, cioè i casi in cui la malattia è realmente una lumaca sono pochissimi, i casi in cui è così veloce da essere una lepre sono altrettanto limitati, ma ci troviamo in questa situazione intermedia in cui spesso diventa difficile, e la decisione forse non è una decisione che può prendere una persona sola. Certo, anche perché poi, come hai fatto giustamente notare, noi abbiamo questa definizione di queste categorie di rischio. Faccio una precisazione: il rischio intende indicare la possibilità che la malattia, pur
clinicamente localizzata determini delle metastasi a distanza, per cui questa parola rischio si riferisce a questo aspetto. Abbiamo delle categorie di rischio che sono ben chiare, tutto sommato, soprattutto ai loro estremi, appunto, come dicevi tu, della curva, però tutto sommato determinate da fattori che tra di loro possono essere abbastanza svincolati, non sempre, ma possono esserlo, e in particolare nel caso specifico, ti dico la verità, che attribuire a questo paziente un alto rischio dopo tutta questa serie di biopsie negative con l'unico prelievo positivo, un Gleason score basso, a risonanza negativa, solo per il valore del PSA, ecco, mi sentirei un po' in difficoltà. Però formalmente questo è un paziente con una malattia ad alto rischio, anche se, ripeto, avrei nutrito una certa scetticità ai tempi nel attribuirgli questo tipo di rischio. Ecco, ma ti posso interrompere un secondo per fare un discorso generale, un commento generale, ma è una cosa su cui è necessario forse puntualizzare, cioè si corre molto spesso il rischio di correre dietro alle linee guida in questo ambito, come negli altri, senza tenere conto che, dico sempre questo agli studenti, che le linee guida rappresentano una specie di, sono come la Costituzione. La Costituzione ci dà dei principi che poi però devono essere applicati attraverso delle leggi che quindi vengono ritagliate sui singoli pazienti. E in questo caso, ma in molti altri casi, di fatto scegliere di seguire solo le linee guida senza un'analisi critica della storia clinica del paziente, della situazione e soprattutto del paziente in generale, è una cosa che alla fine porta pochi risultati. Perché? Perché alla fine è il paziente che deve scegliere il trattamento. Non so se siamo tutti d'accordo su questo. Cioè, il nostro compito è quello di definire, di informarlo, dandogli tutte le informazioni possibili, facendogli delle proposte, però alla fine è lui che deve scegliere, anche perché, insomma, è la cosa corretta per avere un percorso che alla fine possa dare delle soddisfazioni a lui soprattutto. Quindi l'informazione, il concetto dell'informazione prima del consenso diventa davvero, davvero fondamentale, e questo è un esempio classico in cui questo può accadere. Fabrizio, tu quindi, inquadrando un po' questo paziente, abbiamo detto che è un tumore della prostata localizzato, però ad alto rischio perché il fattore PSA è quello dirimente. A questo punto, che terapia si può fare in questo paziente? Cioè, nel caso del nostro amico Sandro, cosa si può fare? Chi decide cosa? Perché comunque delle evidenze scientifiche, anche se sono totalmente d'accordo con quello che tu dici in merito alle linee guida, comunque anche per motivi, diciamo, legali, sulle evidenze scientifiche è comunque necessario basarsi. Quindi cosa fare? Ma questa è una domanda molto intelligente, perché soprattutto nell'aspetto, come dire, chi decide? Nel senso che, come accennavo prima, il fatto che forse l'urologo non può prendere queste decisioni da solo, non perché le sappia prendere, ma perché devono essere di fatto soppesate con altri specialisti. Da qui il concetto, che ormai è abbastanza diffuso e diventa fondamentale, anche per motivi medico-legali, come giustamente hai detto, quello di creare un team multidisciplinare che cioè affronti questi casi, in realtà quasi tutti, ma poi nella pratica clinica sono i casi della parte centrale della gaussiana, in cui le evidenze scientifiche ci dicono che abbiamo varie opzioni terapeutiche che possono essere utilizzate, per cui ci lasciano una carta bianca di fatto. E però è importante scegliere, tenendo conto di tutta una serie di altri parametri, che cosa fare. Allora, diciamo che se noi ci dovessimo basare su quello che dicono le linee guida, questo paziente potrebbe essere candidato a un trattamento anche chirurgico radicale, è molto giovane, quindi il limite che viene dato di un'aspettativa di vita di almeno 10 anni, cioè tutto quanto, però dicendo al paziente che, ok, noi ti operiamo, ti toglieremo la prostata, toglieremo anche molti dei linfonodi, perché sappiamo che questo ci può indicare realmente qual è il livello, lo stadio della tua malattia. Questo è importante poi per pianificare. Però sappi, e questo deve essere deciso e comunicato prima al paziente, che tutto questo fa parte di un percorso in cui è possibile che alla fine, in base all'esito dell'esame istologico e come andranno le cose, vengano fatte delle altre terapie. Quindi l'intervento chirurgico come tappa di una serie di altre tappe.
e serve dirlo subito al paziente perché lo sappia. Per contro si può anche dire che in questo paziente magari è possibile un trattamento non chirurgico ma una radioterapia. Sappiamo che la radioterapia è molto efficace, sappiamo che negli anni si sono modulate non solo le tecniche in cui fare la radioterapia ma anche la quantità di radiazioni, il modo in cui insomma la prostata deve essere irradiata per cercare di ottenere il massimo risultato, di fatto limitando le possibili complicanze che ci possono essere. Non dimentichiamo, non esistono solo le complicanze della chirurgia, esistono anche quelle della radioterapia. Associandoci poi magari, proprio per le caratteristiche, una terapia diciamo in cui si lavora sul versante ormonale. Sappiamo che le cellule prostatiche usano gli ormoni sessuali maschili come benzina e di fatto abbiamo la possibilità, in realtà svariate possibilità per ridurre l'apporto di questa benzina e quindi per un po' addormentare queste cellule prostatiche. Per cui sostanzialmente lo giochiamo tra queste due. Se il paziente è andato su internet e ha giocato con tutte le altre possibilità, avrà visto che gli propongono la prostata di congelarla, di bruciarla, di fare delle terapie focali, di fare solo alcune terapie magari ormonali così. Bisogna chiaramente far capire che è vero che si trova di tutto, è vero che in generale tutte queste cose sono già state provate, però in questo momento attualmente sono consigliate, diciamo così, noi consigliamo i trattamenti solo se sono all'interno di un percorso, magari di uno studio clinico. Perché? Perché non abbiamo ancora delle evidenze, allora bisogna che il paziente in quel caso sia molto informato del fatto che potrebbe fare una terapia che magari non è così efficace come le altre, perché stiamo ancora studiando su questo. Quindi ancora una volta prospettare al paziente possibilità diverse dicendo tu poi decidi che cosa fare, ma sappi che i limiti reali, quello che le evidenze scientifiche ci dicono, sono queste. Poi a te la scelta se vuoi fare, c'è gente che si cura con le erbe in altro modo, noi dobbiamo di fatto però dare delle informazioni che siano scientifiche, rigorose e far capire. Poi alla fine i pazienti, un po' a noi, un po' al loro medico di medicina generale, chiedono il consiglio, cioè la famosa frase ma lei cosa farebbe? E allora si propongono varie possibilità. Questo è un paziente, per esempio, che è un paziente molto obeso, è un paziente con una sindrome metabolica. Allora anche queste non sono parametri che rientrano attualmente nella valutazione delle linee guida, però sappiamo, per esempio noi l'abbiamo studiato, che questa sindrome metabolica è un impatto, ce l'ha altro che sugli outcome, per esempio, degli interventi chirurgici. Perché? Perché la sindrome metabolica, che sappiamo essere avere moltissime sfaccettature, può di fatto agire anche in maniera negativa sull'evoluzione della malattia del paziente, sui suoi outcome anche funzionali, cioè in termini proprio di come reagirà e di quali possono essere le complicanze. Quindi ancora una volta ritagliare sul paziente. Tu che cosa avresti proposto, Alessandro, a questo paziente? Ma ti dico che faccio una premessa. Concordo assolutamente, ecco, quello che mi preme dire è che è molto importante che la costituzione del team multidisciplinare sia guidata, perché lo dico per un motivo ovvio, che è chiaro che se ci sono specialisti di alta esperienza, prima di tutto il lavoro si svolge in maniera più snella dentro il team multidisciplinare, ma soprattutto dico una cosa un po' forte, il team multidisciplinare quasi diventa, come si dice, solo un certificatore di programmi che sono già nelle intenzioni di questi membri esperti. Se viceversa i membri del team non sono esperti, non sono degli opinion leader, non sono persone che hanno avuto per le mani anni e anni di esperienza con i pazienti, il team multidisciplinare si trasforma in un dibattito sulle linee guida che, come ben sai, dicevamo prima che devo essere un po' la costituzione da seguire, sicuramente non vanno bene per ogni singolo paziente, però altrettanto sicuramente sono appunto dei cardini per orientare il nostro comportamento clinico sulla base di evidenze scientifiche. Ecco, le linee guida di fronte al tumore della prostata localizzato ci dicono in maniera esplicita ed espressa come la scelta tra un trattamento o l'altro, il trattamento chirurgico o il trattamento radioterapico, siano del tutto equivalenti. È per questo che qui è vero che sceglie il paziente, come dici tu, perché buona parte dei pazienti anche
per chi, diciamo, per tanti motivi vede spesso in pazienti in seconda e in terza battuta, sono pazienti che arrivano già con una convinzione, diciamo, formata. Però l'opinione di questi pazienti, intendo, deve essere assolutamente guidata dal paziente dal punto di vista esperto. E quindi, per venire al dunque, io questa equivalenza tra chirurgia e radioterapia la propongo sempre in maniera molto asettica. Dico ai pazienti che se la chirurgia è fattibile in sicurezza dal punto di vista proprio chirurgico, in sicurezza in termini di garanzia del risultato funzionale e in sicurezza dal punto di vista del risultato oncologico, mi sento di preferirla nel momento in cui quindi non precludo poi al paziente nulla delle possibilità successive terapeutiche, come dicevi tu prima. Cioè, può fare una chirurgia in via esclusiva, in alta probabilità, preferisco fare una chirurgia, anche perché se la malattia poi si rivelasse peggiore di quanto pensi, non gli precludo i trattamenti aggiuntivi. Un paziente come questo, viceversa, lo giudico un paziente povero dal punto di vista chirurgico, come si dice, questa costituzione fisica sfavorevole, che è una limitante relativa, però è sicuramente una limitante, ma soprattutto il carico di comorbidità, secondo il mio parere, diciamo che rendono meno proponibile la chirurgia, perlomeno in prima battuta. E quindi direi che, come risultato poi della discussione multidisciplinare, l'indicazione radioterapica è, da questo punto di vista, in questo caso condivisibile. Difatti, lui inizia quindi un trattamento radicale a carico della loggia prostatica, con una dose complessiva non altissima, sono 62 gray frazionati in 23 sedute. Quindi, ecco, ricordiamoci che il trattamento col frazionamento standard prevede un numero di sedute importanti, quindi un accesso, ecco, all'ospedale ripetuto. Va bene, quindi radioterapia esclusiva sostanzialmente in questo caso. Quando è che si fa, quindi? È sufficiente in questi tumori di alto rischio? Abbiamo parlato di terapia ormonale successiva, terapia chirurgica e radicante, la radioterapia per iniziare o come coadiuvante della terapia chirurgica, ma un aspetto molto importante è quello della stadiazione, anche vedere come stanno le ossa, voglio dire. Per la medicina di famiglia è molto importante avere queste diciamo informazioni pratiche da poter spendere con i propri pazienti e quindi riuscire ad orientarsi bene. Come vado a fare la stadiazione sull'intervento osseo prima, per capire cosa poter fare dopo? Allora, per quello che riguarda la stadiazione, chiaramente è preliminare la scelta terapeutica. Le linee guida oggi sono ancora, come si dice, chiare ed esplicite. Diciamo che sono linee guida che probabilmente vedranno presto una revisione, però per oggi ci dicono che la stadiazione del tumore alla prostata richiede l'esecuzione della TAC, torace addome, e della scintigrafia ossea, e questo è quello che è stato fatto in questo paziente. Se poi il paziente viene avviato a un trattamento radioterapico, è possibile che ad integrazione a titolo radiosensibilizzante sia necessario anche una terapia di deprivazione androgenica. Ecco, questo elemento è un elemento molto importante, perché è ben evidente che la parità di risultati tra trattamento chirurgico e trattamento radioterapico, come si dice, deve considerare anche il fatto che il trattamento radioterapico in alcuni casi richiede l'integrazione con un trattamento di deprivazione androgenica, che è un trattamento sicuramente ad altissima efficacia nei confronti della malattia tumorale, specie appunto se deve essere sottoposta alla radioterapia, ma che ha le sue implicazioni sulla salute cardiovascolare, sulla salute muscolare e, come dicevi tu, sulla salute scheletrica. Questo è un paziente ad alto rischio. Diciamo che da linea guida sarebbe stato un paziente da sottoporre a trattamento radioterapico sulla loggia, sulle catene linfonodali, integrando il trattamento radioterapico con un ADT, cioè una terapia di deprivazione androgenica long term, da protrarsi per 2 o 3 anni, con un analogo dell'LHRH che appunto sopprima la secrezione di testosterone.
Questa scelta nel paziente specifico in realtà non è stata fatta, abbiamo visto che è stata irradiata solo la loggia, non i linfonodi, non è stata data la terapia di deprivazione androgenica, esattamente come si fa nei tumori della prostata a basso rischio. Quindi considerando il caso, in maniera, va detto, discutibile, come un caso a basso rischio e non come in realtà era, abbiamo sentito prima l'importanza che è meritevole sicuramente di discussione, però non è negabile l'importanza di un valore del PSA in questo caso superiore a 20, che collocava quindi il caso in una categoria ad alto rischio. Quindi per i pazienti che, non è questo il caso, sono avviati a una terapia di deprivazione androgenica, è molto molto importante, quindi do un messaggio a latere. Per i vostri pazienti che fanno un analogo, come può essere uno dei vari analoghi disponibili sul mercato, dalla leuprolina in giù, è molto importante che consideriate come, uno, ci sono rischi nei confronti della salute cardiovascolare per l'alterazione del metabolismo lipidico in particolare, e quindi questi pazienti richiedono un attento monitoraggio dei valori pressori e possibilmente, se hanno soprattutto fattori di rischio aggiuntivi, un controllo, se possibile, di questi fattori di rischio o, qualora non siano modificabili, un'attenta valutazione anche proprio in senso stretto cardiologica. Sono pazienti che rischiano quella che si chiama un'obesità sarcopenica, per cui un aumento della loro massa grassa e una diminuzione della loro massa magra, per cui richiedono di essere avviati con attenzione a uno stile di vita che comprenda chiaramente attenzioni alimentari, ma anche un'abitudine all'esercizio fisico moderato ma costante e possibilmente quotidiano. Sono pazienti che sono a rischio di deplezione minerale ossea, per cui sono pazienti nei quali è molto importante dare tutti i consigli che contrastano questa possibilità, per cui ancora una volta l'attività fisica, l'astensione dal fumo e dall'abuso di aerei alcolici e l'assunzione della vitamina D3 e in alcuni casi anche l'assunzione dei difosfonati che rinforzano appunto la matrice ossea. Ultimo, ricordiamoci che sono pazienti a rischio di depressione. La DT può comportare nel lungo termine una depressione del tono dell'umore, per cui anche in questo senso devono essere ben supportati, perlomeno dal contesto familiare. Quindi è una terapia essenziale per il buon risultato di un trattamento radioterapico nella malattia ad alto rischio. È una terapia essenziale nel paziente con tumore alla prostata metastatico, per cui un altro setting, ma va praticata cercando di limitarne al massimo i possibili effetti indesiderati che, se si verificano, possono essere molto importanti, perché 2 o 3 anni di questa terapia non sono poca cosa, insomma. Qui il paziente è andato incontro, come dicevamo, al trattamento solo radioterapico e vedete che ha avuto una evoluzione, diciamo, del suo valore del PSA che piano piano, dall'inizio del trattamento fino ai mesi successivi, è diminuito a raggiungere quello che chiamiamo il suo nadir. Questo nadir si è mantenuto per diversi mesi e dopodiché, a distanza di grosso modo una quindicina di mesi dal trattamento, ha iniziato una risalita che l'ha portato fino a tornare al valore di circa 20. Ok, io farei una domanda a Fabrizio. A questo punto, come avviene il follow-up oncologico dopo questa radioterapia e dopo la chirurgia egualmente ed egualmente dopo la terapia ormonale? Cioè, come dobbiamo orientarci, visto che il paziente poi viene riaffidato al medico di famiglia? Va ristadiato? Quando va ristadiato? Come? Ecco, questa è una cosa importante anche perché può capitare molto spesso che poi il paziente alla fine si sganci un po' dallo stretto controllo dell'urologo e di fatto passa da uno specialista all'altro, ma sempre passando attraverso il medico di medicina generale che si trova a dover rispondere a delle domande. Diciamo che se c'è un elemento comune nel follow-up di questi pazienti è di sicuro il PSA. Perché? Perché il PSA serve molto di più dopo aver fatto un trattamento con una finalità di fatto curativa,
radicale, quindi, rispetto a quanto possa essere utile prima, perché abbiamo visto che ci sono molti, molti casi in cui questo PSA è molto fallace, ci dà molte più preoccupazioni che non benefici in termini diretti, anche se l'espressione è un po' forte. Ecco, se è facile intuire, come nel caso di un paziente che abbia subito una prostatectomia, in cui abbiamo di fatto rimosso tutto il tessuto prostatico, in cui abbiamo rimosso i linfonodi che potrebbero essere stati sede di metastasi, è lecito aspettarsi un PSA azzerato, di fatto, o quasi azzerato. Sappiamo che il PSA solo in pochissimi laboratori viene dato come zero, in molti casi viene dato inferiore a zero e una serie di almeno due decimali che sono zero. Il discorso è molto più difficile dopo una radioterapia, ne aveva accennato Alessandro, perché in questo caso la decrescita è una decrescita molto più lenta. Lo schema che abbiamo visto prima ci dà un quadro tipico in cui arriva a scendere e noi non sapremo quanto scenderà in effetti. Per cui la diagnosi è una diagnosi che si fa di fatto in maniera retrospettiva, perché si va a vedere dopo una risalita qual era il punto più basso in cui è arrivato. Ricordiamoci, questo è un elemento importante, che il dato del PSA è un dato che comunque deve essere riconfermato, per cui è buona norma sempre eseguire un dosaggio, ma poi anche ripeterlo in maniera da avere la certezza, perché vi possono essere delle alterazioni da laboratorio o meno. Però dopo la radioterapia, come in questo caso, di fatto quando si arriva al nadir, cioè al livello più basso, e si vede che c'è un incremento superiore a almeno 2 nanogrammi, in questo caso abbiamo visto che è un incremento esponenziale molto più alto, allora questo è un indice di una recidiva che impone di andare a ristadiare il paziente. Mi permetto di fare solo una brevissima puntualizzazione che è collaterale a questo caso, ma alla fine è un grosso problema su cui nella quotidianità io credo che i medici di medicina generale abbiano molte difficoltà. Ed è quello dei pazienti che hanno comunque, dopo un intervento radicale, immaginiamo la prostatectomia radicale, un PSA che si azzera, sono molto contenti, tranquilli così, a distanza di mesi, in qualche caso di anni, vi è questa progressiva, lenta crescita continua del PSA, fino a superare quel livello di 0,2 che per noi è un livello un po' di allarme. Ci sono metodiche molto più sofisticate che permettono di dare significato anche a valori che sono più bassi. Però diciamo che il PSA diventa dosabile. Ora, questo è un grosso problema perché sono pazienti che possono non avere un problema oncologico, anche se è difficile da seguire, però è da accettare, però è una cosa che c'è e con cui molto spesso dobbiamo fare i conti. Perché? Perché si è visto che, soprattutto nel caso di una crescita che è molto lenta del PSA, questo può essere dovuto a delle cellule prostatiche che non sono neoplastiche, sono cellule prostatiche normali. Allora, in questo caso l'anatomia ci viene molto incontro perché ci sono molte esperienze in cui si vede che, soprattutto nella parte finale della prostata, quella che si chiama apice, il tessuto di fatto molto spesso si sfuma nel contesto della struttura sfinterica, questo sfintere che ha anche questo una disposizione che è molto più complessa di quanto venisse fatto vedere nei disegni di una volta in cui si vedevano le lineette dello sfintere, ma in realtà è una struttura che abbraccia, molto spesso abbraccia anche parte della prostata, e in cui si vede che esistono proprio dei nidi di cellule prostatiche che possono restare nel contesto di questo sfintere, che noi dobbiamo peraltro cercare di preservare se il fine di una chirurgia è quello di mantenere la continenza urinaria. E queste possono poi dare dei problemi. Ecco perché, e qui finisco, è importante non solo il valore poi del PSA, ma anche il tempo, il timing, la velocità, il tempo in cui questo PSA raddoppia. Ci sono molte app, se volete, credo che ve ne siano, che la cosa sia inserita nelle app anche per medici di medicina generale, quindi non specialisti, che aiutano a calcolare questo tempo di raddoppio, proprio perché è un parametro che può essere utile, può far capire molte cose, perché sono pazienti che si angosciano molto. Ci sono queste cosiddette malattie da PSA in cui il soggetto è proprio turbato dal PSA e dall'andamento di questo PSA. Ecco, era solo una puntualizzazione, ma proprio perché di fatto ci troviamo molto spesso, e credo che la cosa coinvolga anche voi, ad avere queste grosse difficoltà a dare ancora una volta una risposta, o una recidiva o no.
E alla fine gli esami possono essere utili, ma non sempre ci danno delle risposte. Alessandro, io sarei curioso di vedere un po' nella parte seguente con la ristadiazione che cosa è successo al nostro amico. Assolutamente, sì. Faccio solo un commento, Massimo, se mi permetti. Diciamo che è l'ideale, Fabrizio sicuramente concorda, dopo una prostatectomia vedere il PSA azzerato, ecco, vale a dire che prima di tutto vederlo al primo controllo, perché in fondo che il PSA possa risalire è sicuramente possibile. Diciamo che se risale dopo un azzeramento, perlomeno abbiamo la conferma che l'intervento ha fatto, come si dice, il suo dovere. Questo è il primo, diciamo, il primo obiettivo a cui si ambisce. I casi che hanno una persistenza di tessuto prostatico benigno spesso non hanno un azzeramento iniziale, dopo hanno questo andamento, come diceva il professor Dal Moro, che ha una lenta crescita, spesso oscilla, sale e scende, ecco, e per cui in queste situazioni il paziente assolutamente deve essere rincuorato e tranquillizzato, perché fa parte di una dinamica che ha un finale quasi sempre del tutto positivo. Viceversa, i pazienti che o non hanno il PSA azzerato in maniera consistente dopo l'intervento, questo, ripeto, è un campanello di allarme assoluto e bisogna farci tantissima attenzione senza cascare nell'inghippo, nel tranello, diciamo, che credo capiti di vedere ancora, che il paziente vede l'esame del PSA, dice, dopo la prostatectomia ha uno di PSA e dice no, ma è sotto il 4, quindi va bene. Ecco, quindi il valore PSA dopo prostatectomia non ha nessun riferimento con il suo valore pre-prostatectomia, è abbastanza ovvio, però succede ancora ai pazienti che lo vedono per conto proprio e si tranquillizzano da soli, quindi esattamente l'opposto di quelli che si ammalano per malattia di PSA. Ecco, però dico, se il PSA si azzera dopo l'intervento, la sua crescita con delle tempistiche di raddoppiamento che siano inferiori ai 6 mesi è un segnale molto importante, va correlato sicuramente con le caratteristiche della malattia all'esame istologico. Al parentesi, la prostatectomia ci dice di che malattia stiamo parlando e ci aiuta a ragionare anche sul prosieguo di questo paziente, e se questo valore cresce sicuramente dobbiamo impegnarci a capire perché. Però ancora anche qui, senza sottovalutare la cosa in nessun modo, quindi facendo capire al paziente che si sta iniziando un percorso che riguarda una seconda fase di trattamento della sua malattia, possiamo permetterci di dire che il monitoraggio postoperatorio intercetta l'evoluzione della malattia sempre in una fase molto precoce, per cui lo studio del perché è risalito quasi mai, diciamo, è tardivo. Quindi se il paziente controlla bene il suo PSA, se poi risale, ha tutto il tempo di capire il perché, senza rischiare che la diagnosi della causa di recidiva avvenga in una fase tardiva. Massimo, mi chiedevi questo paziente, allora lui è stato ristadiato in maniera, diciamo, standard, come dicevo prima, quindi seguendo quello che la linea guida ci dice, cioè che la stadiazione e quindi la ristadiazione, questo anche per motivi di confronto fra quanto visto prima e quanto visto dopo l'intervento chirurgico, dopo il trattamento, debba avvenire con l'attacco e con la scintigrafia ossea. Allora, l'attacco innanzitutto ci dice che ci sono delle aree linfonodali non particolarmente sospette in termini di dimensioni, però comunque non certo normali. Quindi ci sono dei linfonodi a livello retroperitoneale, non la prima stazione di drenaggio della neoplasia prostatica, però una delle stazioni di drenaggio della neoplasia prostatica. E poi abbiamo delle aree ossee, sia di natura litica sia di natura addensante, che riguardano delle sedi molto tipiche per localizzazione metastatica del tumore alla prostata, che sono le coste, le vertebre, le coste e le vertebre. La scintigrafia ossea in questo senso è parzialmente a conferma di questo risultato, dice che c'è un focale iperaccumulo, però non permette, diciamo così, ecco, di confermarlo in maniera certa. Allora, questi riscontri sospetti negli accertamenti cosiddetti di primo livello sono molto frequenti, quindi dobbiamo capire che, specie nel contesto contemporaneo del tumore della prostata, che si cerca più possibile di gestire quando non è un tumore disseminato, queste indagini classiche, parliamo di TAC e scintigrafia, hanno una capacità diagnostica intesa come sensibilità
complessivamente modesta. Questo in qualche maniera si rivede anche in questo caso, dove ci sono appunto delle sedi sospette in un esame, l'altro esame che dovrebbe essere la scintigrafia, che dovrebbe essere quello atto ad indagare l'ambito scheletrico in maniera prevalente, di fatto non dà una risposta. Ecco, intervengono in queste situazioni quelli che sono probabilmente gli esami di stadiazione del prossimo futuro, prossimo intendo veramente tra poco, che sono gli esami radiometabolici che integrano la TAC e la scintigrafia, anche se è un'altra scintigrafia, con l'impiego di radionuclidi specifici per il tumore della prostata. In questo caso la discussione del caso clinico ha portato all'indicazione appunto di un approfondimento tramite la PET, che si può svolgere con traccianti di tipo diverso, ce ne sono svariati. Quelli disponibili in Europa oggi sono la colina, che può essere carbonio o fluorocolina, e il PSMA, che è un antigene di membrana che rispetto alla colina permette uno studio del tumore della prostata a livelli di PSA che siano anche inferiori, diciamo, a quelli necessari per avere una buona sensibilità con la colina. Quindi è un esame che può intervenire nelle fasi anche più precoci della recidiva di questa malattia. Nel caso specifico il paziente ha fatto una PET PSMA, possiamo giudicarla come una scelta, se vogliamo, anche un po' sovradosata, era sufficiente anche una PET colina. Il paziente è un paziente che abbiamo seguito a Verona, diciamo che ha risentito sicuramente della disponibilità in ambito veronese della PET PSMA, quindi di una facilità di utilizzo, ecco, di questo accertamento, perché appunto è disponibile. Ed è molto molto interessante come le risposte che abbiamo da questo esame siano assolutamente più importanti di quelle che abbiamo avuto dagli esami standard. In particolare abbiamo una risposta sull'organo, che in questo caso è in sede perché il paziente non è stato operato, cioè sulla prostata, che dimostra come ci sia una persistenza di attività metabolica importante appunto sulla prostata e anche sulle vescichette seminali. Ci dice che i linfonodi, che ricordiamoci non erano stati irradiati, quelli pelvici, sono captanti e sospetti, così come lo sono quelli retroperitoneali nella sede che la TAC vagamente ventilava. Quindi l'inquadramento, ecco, la definizione del quadro tramite la PET PSMA ci porta a una ristadiazione della malattia che è sicuramente molto molto impegnativa, e sicuramente più impegnativa di quanto pensassimo dalla visione dell'attacco della scintigrafia. Quanti sono i casi con biopsia che indica tumore a basso rischio, non aggressivo, ma poi hanno fattori sfavorevoli all'esame istologico? Cioè il medico di famiglia cosa deve aspettarsi che succeda dopo? Per quanti deve rimanere con le antenne alzate? In questo caso specifico, quello che è successo è in linea con le aspettative? Cosa facciamo adesso sostanzialmente? Oddio, allora, quello che il caso specifico ha avuto un'evoluzione sicuramente particolare, sfortunata, l'abbiamo portato anche perché era un caso su cui c'era, diciamo, terreno di discussione. Ecco. Tuttavia, non dimentichiamoci uno, quel PSA iniziale, che chiaro, col senno di poi, assume un'importanza assolutamente significativa. Sappiate che dei pazienti, allora in linea di massima la malattia a basso rischio oggi in realtà addirittura non si tratta, è avviata la sorveglianza attiva, per cui non accede né al trattamento radioterapico né tantomeno a quello chirurgico, per cui il comportamento che oggi teniamo di fronte a malattia a basso rischio è largamente a favore di un non trattamento. Tuttavia ci sono i dati storici che ci dicono che le malattie a basso rischio operate in passato avevano un tasso significativo, non trascurabile, dell'ordine del 15-20% di upgrading o upstaging, come si dice, quindi di peggioramento nell'esame istologico della prostatectomia. Per cui non tutti questi gattini sono gattini veramente, sicuramente non tutti lo sono per sempre. Non dimentichiamoci che dei 100 pazienti che entrano nella sorveglianza attiva, che quindi hanno una malattia a basso rischio, grosso modo 50 ne escono, e ne escono in buona misura
perché appunto c'è un cambiamento, ecco, dei parametri della malattia, tale per cui il regime di sorveglianza non è più prudente. Quindi questi gattini non sono sempre gattini, alcuni nascondono delle tigri. Va detto che nell'interesse del singolo paziente, chiaramente affidandolo a delle mani esperte, perché il punto fondamentale è che se noi potessimo trattare tutti, lasciamo perdere l'aspetto economico di economia sanitaria, ma trattare tutti senza nessun effetto collaterale, e allora preferiremmo trattare anche quelli che, dico un'esagerazione, che magari non ne avrebbero bisogno, con la finalità di salvare quei pochi che ne avrebbero bisogno. Però quello che intendo dire con questa esagerazione è che se ci sono degli elementi di sospetto, un trattamento ben condotto difficilmente porta a delle sorprese in senso negativo. Qui parlo un po' più per esperienza che per evidenza scientifica, ma difficilmente quando un paziente con una malattia a basso rischio, che non si riteneva candidabile con sicurezza alla sorveglianza attiva, è arrivato al tavolo operatorio, ha poi trovato una malattia prostatica minimale al punto da pentirsi di aver fatto questo trattamento. Quindi il trattamento dei tumori della prostata non deve essere preso sotto gamba, vale a dire che non è vero che tanto va a trattare poco o trattare poco e niente, perché tanto è lo stesso. Se ci sono degli elementi di pericolo, bisogna trattare, e servono i trattamenti massimali, perché questo è un tumore che, pur lento nell'evoluzione, spesso acquisisce dei comportamenti subdoli e ha delle progressioni di malattia che poi, nel momento in cui superano un certo limite, diventano inarrestabili. Quindi il fatto che il tumore alla prostata, a causa di una fase storica di appunto eccesso di diagnosi e eccesso di terapia, abbia assunto per qualcuno questo ruolo di malattia tutto sommato indolente e poco pericolosa, è assolutamente sbagliato. Non è così. Per cui in questo caso specifico, devo dire la verità, ci sono sicuramente state delle sorprese. Però non possiamo negarci in questa discussione che vogliamo fare con i colleghi in maniera trasparente ed esplicita, che la gestione in termini terapeutici di questo caso si è un po' troppo affidata al bicchiere mezzo pieno e un po' meno a quello mezzo vuoto. Io chiuderei questo spunto di questo caso clinico con una domanda a Fabrizio, perché mi viene in mente una cosa. Io ricordo che fino a non molto tempo fa, a dir la verità, sia il trattamento radiante che la prostatectomia, nei pazienti che avevano un carcinoma prostatico già metastatizzato, fosse assolutamente escluso, perché era senza senso. Ricordo questo. È così anche oggi? Ma diciamo che anche in questo caso bisogna differenziare, perché è vero che era così, però poi alla fine si è cominciato a vedere e a tenere conto che non tutti i pazienti metastatici sono uguali, perché dipende molto da due elementi: da quanta malattia c'è, banalmente da quante sono le metastasi, da dove sono le metastasi. Una singola metastasi a livello di una vertebra è diverso rispetto ad avere un quadro dove ci sono metastasi viscerali, molte metastasi ossee. Ma poi dipende anche da un altro parametro, e cioè il fatto che molto spesso ci troviamo a discutere e anche ad analizzare, in termini all'interno delle linee guida, dei dati che magari sono il frutto di studi eseguiti un po' di anni fa, perché hanno necessità di avere dei tempi abbastanza lunghi per avere dei dati consolidati, ma basati magari su delle metodiche che adesso già ormai sono desuete, nel senso che se io cerco di vedere con di fatto semplicemente un paio di occhiali a distanza, mentre adesso ho a disposizione un cannocchiale, allora capite che posso avere delle risposte molto diverse, cioè non sono valutabili. E questo sta a indicare che in molti casi la valutazione delle metastasi potrebbe in qualche caso essere adesso più sensibile, cioè metterne in evidenza più di quante non se ne vedevano allora. Questo ha rappresentato un po' un esempio e di fatto uno stimolo a provare a rivedere un po' gli atteggiamenti. Sono in corso adesso dei protocolli che, per esempio, mirano a valutare se l'intervento chirurgico, quello il vecchio intervento chirurgico, quello in cui si asporta la prostata, possa avere un significato anche per pazienti che hanno
delle metastasi. Quando si parlava della chirurgia citoriduttiva, che era molto cara quando si parlava per esempio dei tumori del rene, ecco, si intendeva che viene ridotta la massa neoplastica e quindi in questa maniera si può di fatto avere dei benefici. Bene, le prime esperienze, anche se sono preliminari, confermano che di fatto non vanno così male. Cioè si può anche considerare questa ipotesi e analogamente, anche se con metodiche diverse, con di fatto cocktail diversi di farmaci, si può pensare anche alla radioterapia. Certo è che nel paziente metastatico esistono delle armi che sono molto potenti, sono delle armi soprattutto basate sui chemioterapici e sulla terapia insieme ai farmaci che abbiamo visto che agiscono sulla componente degli ormoni sessuali, quindi una deprivazione androgenica. In questa maniera si riesce lo stesso ad avere un primo livello di trattamento. Ma poi per fortuna vi sono le possibilità di poter applicare, anche se siamo ancora lì all'interno dei trial clinici molto spesso, delle terapie nuove che potrebbero in qualche modo aiutare. Quello che sta emergendo con maggior forza è che si può anche andare alla caccia della singola metastasi e trattare la singola metastasi. Magari soprattutto se questa è sintomatica, provare a irradiarla. Ho un dolore vertebrale, c'ho un rischio perché c'è una localizzazione vertebrale e magari non ne vedo poi così tante altre, posso pensare di trattare quella singola lesione. Insomma, è un modo per cui si può correre dietro di fatto anche alla malattia, cercando di sparare con più armi possibili. Finisco facendo solo un commento a quello giustissimo che ha detto Alessandro. D'altra parte è il professor Antonelli, penso che tutti sappiate il valore infinito che ha, oltre che la simpatia che potete notare, tutto questo nasconde una enorme amicizia che sta sotto, ma no, al di là di tutto... Prima Fabrizio, prima fai la disclosure su... E dopo... No, perché hai detto una cosa che è corretta e che era stata una volta riassunta in una battuta di un famoso statunitense che si occupava di altro, non di tumori della prostata, ma di tumori del testicolo, Danaiu, che diceva: ci sono molte possibilità per trattare il tumore del testicolo, per cui possiamo applicarlo anche a questo. E lui diceva: fate quello che volete, non vi dico io se fare la terapia A, B o C, fate quello che volete, ma fatela bene. Cioè fatela nella maniera corretta, cioè non cercando di semplificarvi così, ma fatelo nella maniera corretta. Cioè se dovete sparare, sparate per uccidere, non sparate per ferire. E questa è una cosa che secondo me può andare bene, in questo caso ne è una dimostrazione, perché forse si è sparato solo un colpo quando bisognava spararne una raffica all'inizio. Assolutamente, poi questi colpi, come stavi dicendo, sono colpi che stanno diventando sempre più numerosi, perché sul fronte strettamente farmacologico abbiamo visto, dopo trattamenti che hanno ormai una storia consolidata, vale a dire parliamo della terapia di cui dicevamo prima, di deprivazione androgenica con gli analoghi dell'LHRH, che inventati da uno dei due, mi pare, premi Nobel urologi della storia, che questo Charles Huggins, che li inventò ormai più di 30 anni fa, li scoprì più di 30 anni fa, quindi una terapia che è andata avanti come unica terapia disponibile per 30 e 40 anni anche probabilmente nel tumore della prostata. Abbiamo avuto 10-15 anni fa l'avvento dei chemioterapici citotossici effettivi, ma soprattutto negli ultimi anni sono fioriti almeno 3-4 farmaci diversi, sempre di stampo ormonale, che si fanno comunque in aggiunta alla terapia di deprivazione androgenica e che stanno drasticamente cambiando lo scenario terapeutico, perché sono farmaci che rapidamente sono entrati nelle famose linee guida, per cui il paziente che ha una malattia metastatica del tumore alla prostata deve essere gestito in maniera multidisciplinare anche per dargli la possibilità di accedere a questi trattamenti. Però lo spettro dei trattamenti possibili si allargerà sempre di più, se pensiamo alla teranostica, i trattamenti metabolici, gli esami su base metabolica come può essere la PET, che però impiegano dei traccianti che, oltre che tracciare la malattia in termini di evidenza appunto iconografica e clinica, portano anche sulla malattia l'agente terapeutico.
e questo, su questo ci sono delle situazioni di fatto ancora sperimentali, un po' più affermate in Germania, dove sono su questo sicuramente più avanti di tutto il resto del mondo, che impiegano appunto il lutezio e che nelle condizioni di tumore alla prostata ormai resistenti alla terapia di deprivazione androgenica, cosiddetti resistenti alla castrazione, pare, non so se tu hai avuto esperienza, io ho avuto un paio di pazienti che hanno avuto, oltre che quello che ho letto, voglio dire, di prima mano, ho visto un paio di pazienti con delle risposte veramente importanti. Per cui è uno scenario dove veramente si ramificano tantissime possibilità di tipo molto diverso e che chiamano in causa, come si dice, specialisti tra di loro molto eterogenei. Ci siamo noi chirurghi, c'è il radioterapista, c'è il medico nucleare, c'è l'oncologo. Ci sono tutte poi le figure di supporto, che sono gli anatomopatologi che ci aiutano a interpretare la malattia, gli psicologi, perché questa è una malattia che, come tutte le malattie tumorali, ha un alto impatto psicologico. Ci sono gli andrologi per la componente sessuale, insomma, è veramente gli endocrinologi per la salute dell'osso. Cioè, c'è una squadra ormai di persone che lavora dietro il tumore della prostata. L'importante, come dicevo prima, è coordinarle bene, sceglierle bene, perché non può essere che chiunque si inventi all'ultimo minuto di gestire una problematica così complessa. Ok, allora sono arrivate già alcune domande, quindi diamo un po' di spazio alle risposte. Vi chiedo di essere fulminei nelle risposte. Io l'ho un po' raggruppate perché ce ne sono due, ad esempio, che sono molto simili. Una dice: quindi PSA a tutti sempre e comunque? E un'altra dice: allora, PSA come screening, sì o no? A voi la risposta, Fabrizio. Ah, beh, come giustamente aveva detto prima Alessandro, si è passati dalla fase a tutti, alla fase a nessuno, adesso alla fase ma decide lui. Nel senso che le linee guida dicono: ma proponete, però dicendo al paziente che sappia che se fa un PSA e trova una malattia, sono affari suoi. In buona sostanza è questo, ovvero sia che la formula chiara per dire che non ci sono ancora dei dati tali da poter giustificare un trattamento rispetto all'altro. Ovvero sia, è dimostrato che lo screening eccessivo fa male, è dimostrato che non farlo fa peggio, per cui adattare. Credo che la cosa migliore sia ritagliare anche in questo caso sul singolo paziente, cioè se vi sono degli elementi che in qualche modo lo rendono una persona che può avere qualche rischio in più, allora glielo si fa. Di sicuro non deve diventare una malattia quella della ricerca del PSA o del valore del PSA. Mentre questa cosa può succedere, perché ogni volta che si ha a che fare con un marcatore c'è ovviamente una parte della popolazione che alla fine comincia una ricerca spasmodica del maggior numero di centri da cui farlo ogni giorno. A me è capitato, paziente che lo faceva ogni giorno, cambiando l'ambulatorio, perché sennò questi se ne rendevano conto e lo buttavano fuori, e alla fine arrivava con 20 esami fatti in 20 centri diversi, dicendo: ma vede che qua c'è stato, ma allora poi interpreto, qui è sceso un attimo perché ho mangiato quello, quindi io non devo mangiare. Capite che diventa veramente paranoide la cosa. Un'altra domanda. Scusa Massimo, questa è una domanda, sì, che mi tocca, diciamo, nel profondo, perché io non vorrei più vedere il paziente che arriva in ambulatorio a 62 anni che mi dice: mi hanno trovato un tumore alla prostata aggressivo perché ho fatto il PSA a 28, ma quanto era gli anni scorsi? Ah, non l'ho mai fatto. Per cui la mia risposta per chi ci ascolta è: fate fare il PSA a tutti, che non sbagliate. Quello che si può fare per ridurre il carico di cui parlava prima Fabrizio è: uno, guardare quanto è questo primo valore del PSA. Noi sappiamo che se il valore all'ingresso dello screening opportunistico, quindi ai 50 anni, è un valore basso, intendo sotto l'1, questo è un paziente che può controllare il PSA con una grandissima elasticità, non lo deve fare ogni anno, lo può fare ogni 2, ogni 3 anni. Se il valore è più alto, è un paziente da attenzionare. Ecco, io quindi mi sentirei di dire questo. L'altra cosa è: affidatevi a degli specialisti seri che siano in grado insieme a voi a tranquillizzare il paziente, a spiegargli che il PSA non è malattia, che se poi uno capisce che il PSA non è normale, ma che non ha nulla, si mette il cuore in pace, ma non rischia, come vi dicevo prima, di venire in ambulatorio e dire: mi hanno trovato un tumore alla prostata, delle metastasi, in piena salute, a 62-63 anni, solo perché non ha mai fatto il PSA. Questo secondo me è un peccato
mortale. È una sconfitta. Sì. Altra domanda che è arrivata, se un medico di famiglia si trova di fronte a un PSA dubbio, comunque sarebbe sempre meglio la biopsia? No, beh, comincio io dicendo che definire dubbio è già difficile, nel senso che già anche probabilmente dando... intendeva elevato, ecco. Ok, questo, elevato. La prima cosa, insegnavano i vecchi maestri che la prima cosa è cercare, prima di lanciarsi sugli esami, di pensare alle vecchie cose, che sono l'anamnesi e l'esame obiettivo. Perché? Perché come sappiamo in molti casi può esserci una infezione. Quindi banalmente, ma possono sembrare cose banali, ma credetevi, soprattutto nella mente dei giovani tante volte questa cosa sfugge, ma banalmente chiedere, ma lei ha dei disturbi? Se questo qui dice, guardi, ho fatto un esame ed è 12, sono 2 settimane che ho un bruciore a urinare, cioè anche la febbre con i brividi alla sera, allora non mi sentirei di pensare a delle metastasi ossee, da tumore della prostata, quanto più a un evento infettivo che alla fine possa essere di un qualche interesse. Per cui anche lì i dati devono essere interpretati, devono essere ricontrollati e poi si comincia un percorso, nel senso che un dato alterato è un dato che va comunque attenzionato, non è che possiamo dire va bene, sono state le rape che ha mangiato ieri o la birra che ha bevuto che gliel'ha fatto aumentare, perché è lo stesso discorso estrapolando che si faceva per l'ematuria, in cui un vecchio grande urologo francese diceva l'ematuria non è che abbia bisogno di qualcosa di alimentazione, di un controllo della dieta, di questo, ha bisogno solo di essere presa in considerazione, quindi è lo stesso... Lo stesso messaggio che si può dare. Un'altra domanda dice, nel post-K, quindi presumo sia nel paziente già trattato, si sospende o riduce la terapia ormonale nel corso del tempo? Interpreto se c'è un momento dopo X anni nel quale si può sospendere o ridurre la terapia. Allora, se parliamo del paziente che fa una terapia ormonale in combinazione a un trattamento locale, in linea di massima radioterapico, sì, si sospende perché si fa per un periodo determinato e poi si sospende. Se parliamo di un paziente che lo fa per una malattia invece metastatica, la terapia ormonale non si sospende mai. Esistono delle situazioni molto particolari nelle quali decidiamo di intraprendere quella che si chiama una terapia di tipo intermittente. Ecco, generalmente questi non sono pazienti metastatici, ma sono pazienti che hanno avuto delle progressioni dopo trattamenti radicali. Questa terapia intermittente consiste nel fermare, diciamo, la terapia di deprivazione androgenica quando il PSA è azzerato e nel riprenderla quando raggiunge certe soglie che sono diverse appunto in base al fatto che sia un paziente che aveva una un tumore metastatico o che avesse una recidiva dopo trattamento radicale. Però di fatto la scelta consolidata è quella che la terapia di deprivazione androgenica viene fatta finché funziona. E dirò di più. Si continua a fare anche quando non funziona più in realtà, perché quando il tumore diventa resistente alla castrazione, avendo comunque dei cloni che alla castrazione rispondono ed avendo comunque una parte del suo metabolismo regolato dall'asse androgenico, in questi pazienti comunque si mantiene la terapia di deprivazione androgenica, per cui quando la si inizia non si finisce più. C'è un'altra domanda che dice, medicina di iniziativa, due punti, dice, cosa deve fare il medico nel monitoraggio del K operato, per quanti anni? Sostanzialmente la medicina di iniziativa significa quanto devi programmare come medico di famiglia i controlli. I controlli. Ma di fatto i controlli, come tutti i controlli dei follow-up oncologici, sono prima molto frequenti, il PSA viene fatto ogni 3-6 mesi, poi diventa, dopo il primo anno, sono controlli che possono passare a diventare semestrali e andando avanti possono diventare di fatto annuali. Viene da sé che sono malattie in cui tutto questo viene modulato ancora una volta, se pensiamo al paziente che subisce una prostatectomia radicale, proprio sulla impronta digitale di quella neoplasia. Nel senso che noi, alla fine dell'intervento, con l'esame istologico, sappiamo esattamente di che tipo di neoplasia si tratta, ma anche se l'avevamo già bene o male intuito dalla biopsia, sappiamo esattamente qual è il grado di differenziazione, quindi l'aggressività,
sappiamo esattamente come è stato fatto l'intervento, nel senso che se ci sono dei margini chirurgici o meno, ovvero sia se la malattia era tutta contenuta all'interno della prostata o se invece si affacciava a uno dei punti verso l'esterno, sappiamo se i linfonodi erano positivi o meno. In base a tutte queste cose, mettendo insieme una serie di parametri, ancora una volta esistono molti nomogrammi trasformati poi in app che ci dicono i progressivi rischi nell'andare del tempo di avere una ripresa di malattia. Per cui se il rischio può essere più alto all'inizio per i motivi che sono ovvi, questo poi di fatto va via via riducendosi. Certo che il controllo annuale del PSA banalmente è una cosa che può essere protratta anche andando avanti, anche perché rappresenta comunque un elemento di tranquillità per il paziente. I pazienti, ricordiamoci, che sanno di aver avuto una neoplasia, se ne ricordano, quando fanno il dosaggio annuale del PSA e lo vedono azzerato, sono rasserenati da questo, perché di fatto è una cosa, è una ferita, una cicatrice che oramai hanno, e insomma questo può essere utilizzato anche come un fine per sostenerlo nel suo percorso di ripresa poi. Chiudiamo con l'ultima domanda flash, perché siamo già andati un po' lunghi. Un collega dice: quindi se scintigrafia e TAC sono poco affidabili come post stadiazione dopo l'intervento, cosa può fare il medico di famiglia? Ma oddio, vi dico la verità, in questo momento credo che per questo aspetto chiederei al medico di famiglia di essere, come spesso sono, uomo di sistema, ecco, e di fare un piccolo passo di fianco, nel senso che la prescrizione degli accertamenti di ristadiazione più approfonditi, essendo, come dicevamo, accertamenti di secondo livello, la lascerei al team multidisciplinare. Non la decidiamo di fatto neanche noi da soli urologi, ci confrontiamo assolutamente anche con tutti gli altri, perché altrimenti il rischio è quello di farli nel momento sbagliato o di saturare le richieste che non sono ancora quindi tutte esauribili in maniera trasversale. Quindi direi al medico di famiglia: mandatelo a un buon team multidisciplinare, lasciate decidere a loro per questo aspetto specifico. In emergenza l'ultimissima domanda di Federico, dice: se il PSA totale nello screening e il rapporto totale libero è favorevole, si può stare tranquilli? Federica. Sì, è un parametro sicuramente, anche se è dimostrato che di fatto, adesso non vorremmo però concludere con l'ultimo messaggio così angosciante, che anche se il PSA è normale, cioè sotto del livello soglia, non è detto che ci sia una neoplasia. Per cui alla fine, con questo messaggio che alla fine ci angoscia, perché ci toglie la terra da sotto i piedi e non ci dà certezze, cioè è meno probabile Fabrizio. Nella quotidianità. Meno quello. Quando ho fatto anatomia patologica ed eravamo in sala autoptica, mi ricordo che il dottor Civelli, che faceva sempre queste autopsie, mi disse: guarda, io trovo una quantità enorme di K prostata in corso di autopsia di pazienti che non hanno mai avuto assolutamente niente. Questo potrebbe anche forse un po' rasserenarci. Allora, non so se è vero, però presumo che sia proprio così. Allora, con questo intanto ringraziamo Alessandro Antonelli e Fabrizio Del Moro per l'interessantissimo contributo a questo aspetto del K prostata, se tigre o gattino. Purtroppo era una tigre questa, però intanto ci ha aperto chiaramente la mente verso il cosa fare. Grazie Alessandro, grazie Fabrizio. Grazie a voi, grazie. Diamo appuntamento a tutti quanti per il prossimo numero di Radio Web Cure Primarie. Grazie a tutti e buonanotte. Arrivederci, buonanotte. Abbiamo trasmesso Le prospettive angolari, un appuntamento di Radio Web Cure Primarie. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.